Questa mattina, presso la sala del dottorato nel chiostro della Cattedrale di San Lorenzo, si è tenuta la presentazione del rendiconto sociale 2023 dell'INPS dell'Umbria. L'evento è stato organizzato dal Comitato regionale e dalla Direzione regionale dell'INPS, in collaborazione con il Consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente del Comitato, Giuseppe Siniscalchi, ha aperto i lavori, introducendo i relatori e ponendo l'accento sull'importanza del documento presentato. Successivamente, il direttore regionale dell'INPS, Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, ha fornito un'analisi dettagliata dei principali dati contenuti nel rendiconto. È emerso che nell'anno di riferimento, l'INPS in Umbria ha registrato oltre 2 miliardi di euro di entrate contributive. Sono state erogate decine di migliaia di prestazioni, tra cui più di 280.000 trattamenti pensionistici e oltre 68.000 prestazioni per invalidità civile. Questi risultati si inseriscono in un contesto di mercato del lavoro che ha chiuso con un saldo positivo, caratterizzato da un numero di assunzioni superiore alle cessazioni. Noi oggi presentiamo il rendiconto sociale dei servizi resi a cittadini e imprese nel 2023 dall'Istituto in Umbria e dobbiamo sostanzialmente riconoscere che il 2023 è tornato ad essere un anno, un esercizio normale, lasciato alle spalle tutto quello che abbiamo dovuto vivere e intervenire ai tempi degli anni della pandemia. Abbiamo un tasso di occupazione che cresce, un tasso di occupazione al 6% inferiore rispetto a quello nazionale, gli ammortizzatori sociali tornati diciamo, a valori del tutto fisiologici e un numero di pensioni che abbiamo in pagamento nell'anno di oltre 280.000, il 44% per uomini e il 56% per le donne, in una situazione, come dire, sicuramente più tranquilla e più regolare di quello che abbiamo dovuto vivere negli anni precedenti.